Prima di andare alle gare, appunto, vi siete fatti questo giro di Palazzo Reale, avete visto un po' una delle bellezze che offre il capoluogo siciliano. Giovedì vi siete incontrati a casa Minutella, tu e la dottoressa, diciamo a distanza magari, però vi siete visti, tu e la dottoressa Monterosso. Oggi c'è questa partnership, un È gemellaggio nato bello tra arte e sport, no? quasi per caso, incontrandoci in questa trasmissione a Casa Minutella, ed è stato fantastico cogliere al volo questa occasione e permettere ai team italiani di visitare questo palazzo monumentale. Magari ci fossero persone così sensibili come è accaduto in questa Tra occasione. l'altro ciò avviene in una città come Palermo che è piena di barriere architettoniche. Palazzo Reale da questo punto di vista si è dimostrata, diciamo, all'altezza, visto che qualche atleta ci raccontava anche dell'ascensore, no? Assolutamente sì, abbiamo fatto un bel percorso totalmente accessibile, anzi lo consiglio a tutti i ragazzi in carrozzina, ma anche momentaneamente disabili, hanno la possibilità qui di venire a visitare il palazzo in quasi in tutte le stanze, il personale è assolutamente eccellente, un'accoglienza propria della Sicilia, quindi Palazzo Reale è davvero un gran bel Andiamo monumento. all'aspetto sportivo. Abbiamo iniziato il giro con il sole, praticamente in assenza di vento. Ora c'è pioggia, si è alzato un leggero vento. Possibilità di gareggiare oggi? Allora, non lo so, è un po' complicato il meteo in queste giornate. In questo momento sta piovendo e sicuramente attenderemo che la pioggia finisca. Il vento sta aumentando, sono previste anche punte di 30 nodi che per noi sono eccessive, sperando di ritornare ai 16-17 nodi di ieri e vediamo se con una finestra riusciamo a fare almeno una prova oggi. Diciamo una cosa sullo stile di quello che è avvenuto ieri, cioè cercare un varco per poter Eh gareggiare. beh, oggi mi sa che queste giornate ci impongono di fare così. Purtroppo Palermo è conosciuta per il bel tempo e in queste giornate non ci hanno aiutato, però abbiamo dimostrato di poter fare anche di poter saper cogliere il momento giusto. Quindi speriamo di continuare così. Tra l'altro c'è anche domani, quindi domani speriamo di fare Per la essere un prova. po' aulici, visto anche il contesto in cui ci troviamo, in media stat virtus. Assolutamente sì.